a tutti ragazzi, sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video nel mio canale. Qui funziona che o non carico niente per mesi oppure carico troppi video tutti in una volta. Ma sono sicuro che voi non vi lamenterete di questo, giusto? Mi raccomando, lasciate subito un mi piace perché quest'oggi giocheremo a Would You Rather, ovvero preferiresti questo o quello. In pratica questo gioco ci mette di fronte a una scelta. Possiamo avere quella, la pillola celeste, la pillola blu e la pillola rossa. In questo caso vediamo. A sinistra c'è scritto avere una vita noiosa d'ora in poi oppure rinascere del sesso opposto. Io sinceramente me lo rifarei un'altra vita uguale a questa, però donna, soltanto per vedere appunto cosa si prova. Quindi facciamo questa: volare come Superman oppure viaggiare come Spider-Man. Ragazzi, non mi... Allora, fermi qua. Beh, non lo so, io su questo sono veramente indeciso. Non saprei cosa scegliere del resto, perché potrei volare come Superman, certo, oppure potrei viaggiare come Spider-Man. Quindi chissà quale sceglierei. Ma guarda, proprio non lo so. Aspetta, provo a consultare ancora un pochettino i miei libri. Forse Superman non sarebbe male. Superman, che dite? Superman? No, dai, sto avendo qualche ripensamento. Ok, insomma, avete capito. La gag l'ho fatta per farvi capire che amo Spider-Man e quindi sceglierò Spider-Man. Quindi, viaggiare come Spider-Man. Ma state scherzando? Ma chi se ne frega che puoi volare? Cioè, dai. No, io preferirei Spider-Man di gran lunga. Scommettere tutto quanto sul nero o tutto quanto sul rosso? Boh, sinceramente chi se ne frega, io non scommetto, diamone una a caso. Toh, rosso, 47%, ok. Essere James Bond o essere Jason Bourne? Sinceramente preferisco Jason Bourne. 21%, vabbè. Bere un gallone di mostarda tutto in una volta, un gallone è tipo molto più di un litro, oppure utilizzare la mostarda come dentifricio per 3 settimane. Credo questa. Sì. Cioè, come fai a bere un gallone di mostarda? Andare in prigione per 5 anni o guardare tutti gli episodi di Full House? Perché? Quanti episodi ci sono su Full House? Boh, preferisco guardare una serie TV che andare in prigione per 5 anni. Andare in paradiso oppure all'inferno, dipende se sei stato buono o cattivo, o rinascere ma con il 50-50 di possibilità. Quindi puoi avere una vita migliore o una vita peggiore. Ma sinceramente è meglio rinascere. No, aspetta, se sono stato buono preferirei andare in paradiso, sinceramente. Però non so se puoi scegliere. Vabbè, dai, paradiso. Bruciarti le mani per un minuto o bruciarti i piedi per un minuto? Allora, forse i piedi? Del resto c'è gente che riesce a camminare sui carboni ardenti, quindi probabilmente sui piedi fa meno male. Poi le mani comunque ti servono perché magari... Non lo so, cioè tutte e due sono una scelta un pochettino strana. Perché dovrei farlo prima di tutto? Comunque i piedi. Infatti quasi tutti hanno scelto i piedi, 63% della popolazione mondiale. Uccidere 5 persone con un coltello oppure sparare a 10 persone? Allora, prima di tutto, polizia, se stai guardando questo video, questo è un gioco. Io non farò nulla di tutto ciò, non voglio uccidere nessuno. È sbagliato uccidere, non so se devo dirlo, devo dirlo? È sbagliato, non si uccide, non uccidete. Comunque... 5 o 10, cioè... Meglio 5, no? Ok, tutti preferiscono uccidere 10 persone. Siete pazzi. Siete dei sadici. E perché? Non ha senso. E vabbè, però, basta! Cioè, mi capitano solo domande sulla morte. Uccidere 100 persone oppure essere assalito da 100 persone. No, scusa, E che cavolo? Allora, uno è sbagliato, l'altro mi viene l'ansia. Vabbè, mi faccio venire l'ansia, che devo dire? Sono il paladino della giustizia. Essere attraente e povero oppure essere ricco e brutto? Molto meglio ricco e brutto, no? In realtà non lo so, forse attraente e povero ci può anche stare. Perché così diventi ricco. Magari fai il modello poi. Avere una foto della tua faccia su una banconota da $1 o averla su quella da $100? Allora, su quella da $1 la vedrebbero tutti. Quella da $100 però ha più importanza. Cioè, sei un bigliettone da 100. Sei un pezzo grosso. Quella da $1. Indossare dei vestiti che a te piacciono ma tutti quanti odiano. Oppure indossare dei vestiti che tu odi ma tutti quanti piacciono. No, io preferisco indossare qualcosa che piace a me. E secondo me tutti hanno votato questo, vero? No? Cioè, 50 e 50 praticamente? Ma perché? Ma che vi frega di quello che pensa la gente? Avere due mani sinistre oppure due piedi sinistri? Allora, i piedi li puoi nascondere, tra virgolette, nelle scarpe, quindi direi piedi. Mangiare un cioccolato ricoperto di cacca oppure mangiare una cacca ricoperta di cioccolato? Penso che tra le due sia meglio mangiare un cioccolato ricoperto di cacca. Cioè, almeno ce n'è di meno, piuttosto che mangiare un...
Sentite, questa domanda fa schifo. La skippiamo? Ho la vostra approvazione, posso saltarla? Ok. Essere l'inventore della ruota oppure essere l'inventore di internet? Secondo me ai giorni d'oggi sarebbe meglio essere l'inventore di internet, anche perché ci puoi guadagnare qualcosina. Con la ruota non credo che ti diano i diritti ogni volta che fanno un'automobile o che fanno qualcosa comunque di roteoso. Si può dire roteoso? Roteoso. Internet, infatti. Avere una carta di Charizard olografica prima edizione oppure 20 euro? No, scusa, cioè... Mi prendi in giro? Questa domanda è stata fatta palesemente per chi non ne capisce nulla di Pokémon. Cioè, la carta di Charizard olografica prima edizione in inglese vale tipo 400.000 dollari. Quindi direi proprio questo. Tu mi stai dicendo che 731.000 persone non hanno idea di quanto valga un Charizard olografico? Pensano che valga meno di 20 dollari? Oh mio Dio! Essere sempre sudato oppure avere sempre freddo? Molto meglio essere sudato. Cioè, pigli una pezza e ti pulisci. Invece avere sempre freddo, anche se ti metti i vestiti... Ok, tutti preferiscono avere sempre freddo. Essere un matematico o uno scrittore? Io direi scrittore, è più figo. Non me ne vogliano tutti i matematici che stanno guardando questo video. Scusatemi, è soltanto la mia opinione. Vacanza nell'Oceano Pacifico oppure ai Caraibi? Beh, vogliamo parlarne, ragazzi. Ai Caraibi, ovvio, ovvio! Essere un elefante o essere un topo? Porca miseria. Allora, credo che gli elefanti abbiano un'aspettativa di vita più alta dei topi, quindi elefante, sì. Diventare un maestro di ogni lingua di programmazione, quindi linguaggio di programmazione, HTML, C++, tutta questa roba qua, oppure un maestro di tutte quante le lingue parlate, quindi poter parlare qualsiasi lingua del mondo. Per quanto io sia un nerd e mi piacerebbe conoscere tutti quanti i linguaggi di programmazione, direi che è molto più difficile conoscere tutte le lingue del mondo. Sì. Essere la prima persona che riesce ad andare su Marte e ci resta per sempre, oppure non andare mai sullo spazio. Sinceramente non mi piacerebbe restare da solo su Marte o peggio ancora morirci, quindi facciamo che non viaggio, io resto a casa mia, comodo. Davanti al PC a giocare a Minecraft, per me nessun problema. Morire lentamente ma senza alcun tipo di dolore o morire velocemente con tanto dolore? Morire lentamente senza dolore sembrerebbe praticamente invecchiare. Invecchiare significa morire lentamente senza dolore. Se riesci a non avere nessuna malattia, comunque se non soffri, molto meglio morire lentamente, così magari muoio 100 anni, però sto bene. Questo. E infatti... Essere qualcuno che le sa tutte e quindi può risultare fastidioso, perché quando parli con qualcuno che sa tutto quanto, solitamente è un po' spocchioso. Dai, un so tutto io. Una persona antipatica magari. Oppure essere molto ignorante, quindi beata ignoranza si dice, perché così non ti rendi neanche conto quando ti stanno prendendo in giro. Quindi essere fastidioso oppure essere un credulone? Non saprei, forse beata ignoranza direi, sì. Ok, la gente preferisce essere spocchiosa e sapere tutto. Combattere contro Godzilla o contro King Kong? Credo che Godzilla sia molto più forte di King Kong, sinceramente, Quindi King Kong, infatti. Mangiare o bere? Però se non bevi non puoi sopravvivere. Vabbè, anche se non mangi non puoi sopravvivere. E quindi quale scelgo? A me piace mangiare, quindi scelgo mangiare. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un super mi piace se così è stato. Mi raccomando, comprate il mio libro se non l'avete ancora fatto. Lo troverete su Amazon, nel link qua sotto in descrizione, oppure in tutte quante le librerie d'Italia. Dal vostro Candy è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!